Giubresana è un sognatore, un bambino che non ha mai smesso di sognare, di creare, di reinventarsi, di scoprire. È un curioso che sperimenta tutti i giorni e che sta dedicando la sua vita per un unico obiettivo, che è quello di fare dell'arte. L'ispirazione viene in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi viaggio, leggendo un libro, guardando un quadro, frequentando un posto, sentendo l'energia di questo posto. Siamo in un mondo che continua a cambiare, continua a evolvere, quindi il paradigma che ci sia un artista, magari quando eri piccolo, che ti ha colpito particolarmente, l'ho già passato. Sto passando e sto tramutando in una nuova versione appunto di me stesso, dove accolgo e prendo ispirazioni tutti i giorni da fonti completamente diverse. Persone che mi hanno ispirato alla mia carriera ce ne sono tantissime, da grandi maestri del passato fino a storie viventi di cantanti, artisti che non c'entrano niente con la pittura o con la decorazione. A me piace tantissimo la musica rock, io prendo ispirazione dalla vita di successo di queste persone qua, da Steven Tyler, da Led Zeppelin. Io prendo ispirazione da queste persone che ce l'hanno fatta e questo diventa il mio lifestyle, sogno, per riuscire a avere quell'energia, quella comunicazione che loro tutti i giorni mi esprimono sentendo una loro canzone o semplicemente comunicandomi qualcosa con un loro brano. Diciamo che non mi sono affermato, ma è una continua evoluzione del mio sogno, che è continuare a cercare di stupire me stesso e stupire gli altri. Gli ambienti creativi, gli ambienti emozionali che io voglio condividere con le altre persone, è questo quello che mi porta a cercare di migliorarmi sempre, per creare e generare non più un'opera, ma un'emozione all'interno di un'opera. Quando dipingo sono assorto. Farti una cronologia di quello che penso, sicuramente non penso a quello che sto facendo. Sicuramente faccio i miei viaggi, penso al prossimo lavoro, sono molto distaccato perché probabilmente lo sto vivendo talmente tanto che non potrei descrivertelo. Ogni tanto mi piace fantasticare sull'effetto che può generare la mia opera e quindi sono speranzoso e sono cosciente che la mia opera può far risaltare o può emozionare un probabile cliente, un ospite della mia opera. Quindi potrei riassumere in sono assorto dall'opera stessa e cerco di vivere il percorso di quest'opera. La mia tecnica pittorica preferita rimane quella dell'affresco, perché non solo è la più difficile, è la più immediata, perché ci sono dei processi anche chimici, quasi alchemici all'interno, c'è una carbonatazione con la calce, c'è un vissuto direttamente con l'opera che è veramente di getto, perché usando delle polveri, usando degli ossidi che poi cambiano colore con la reazione della calce, diventa di grande difficoltà e di grande impatto. Questa potrebbe essere la mia preferita, ma ne conosco veramente tantissime, ne ho usate tantissime, dall'encausto pompeiano che ha delle aggiunte di calce e di cera, al mezzo affresco dei primi Novecento che si faceva con la caseina o con delle altre misture di pigmenti e di reattivi e di leganti, perché la caseina è un legante e è tuttora un legante. Il mio punto di forza è la costanza, la tenacia, la velocità nell'eseguire sicuramente i lavori, perché ho voglia di finirli, ho voglia di dare tanto e quindi faccio un full immersion direttamente con l'opera d'arte. I miei punti negativi sono che non mollo, che continuo a desiderare e non me ne frega niente di quello che pensano gli altri, io ho il mio obiettivo, vado avanti e non mi ferma nessuno, e sono molto disordinato di sicuro e un po' anche un pasticcione. Il mio progetto d'arte nasce, primo step, con un full immersion con l'ambiente che andrà a ospitare quest'opera d'arte qua. Serve capire, serve che mi immedesimo nella struttura, cercando di capire quello che anche questa struttura ha bisogno per essere valorizzata. Serve capire quello che al cliente ha intenzione e in mente di dare ai suoi ospiti. Serve capire l'emozione che deve trasmettere l'opera. Il resto è pitturare, semplicissimo.
Ho lavorato per tantissimi brand, sia della moda che comunque anche di costruzione. Ho lavorato per palazzi presidenziali, ho lavorato per persone molto importanti. Tutti i lavori a livello di bagaglio culturale, esperienza e soddisfazione, non ce n'è uno che non salvo. Sono tutti bellissimi e tutti mi hanno lasciato un ricordo e un'esperienza di vita enorme. Il più bello in assoluto sicuramente quello di domani, perché amo sognare che l'indomani io possa realizzare qualcosa di ancora più grande, qualcosa di ancora più energeticamente potente, e quindi lascio spazio al futuro, che sicuramente mi porterà qualcosa di molto bello. Se potessi trascorrere un giorno con un artista nel campo artistico, pittorico e scultoreo, Damien Hirst di sicuro, perché è un pazzo scatenato e a me piace tantissimo l'idea che ha della visione dell'arte di far sembrare ciò che non è e viceversa. Però mi piacerebbe trascorrere tantissimo tempo anche con Robert Plant delle Zeppelin, perché penso di poter imparare di più da lui. Il mio mestiere, la mia passione mi ha reso felicissimo. Felicissimo perché vedi l'espressione delle persone e la gioia con cui ti ammirano mentre fai un'opera. La gioia che dura anche negli anni, che ti rincontrano. Sto avendo delle soddisfazioni grandissime proprio su questo punto energetico qua, cioè incontrare delle persone che ti dicono: ma hai cambiato la percezione della casa, non posso più guardare casa mia come la guardavo prima, non posso più pensare di avere una casa come l'avevo prima. Questo lo sto riscoprendo sia con i miei artwork, con l'opera d'arte, sia con le carte da parati. La nostra collezione con Inchiostro Bianco che abbiamo fatto ha fatto entrare e ha reso copartecipi anche questi nuovi clienti qua che prima non conoscevo in questa condivisione qua della gioia. E per me è bellissimo i commenti che mi arrivano su Instagram, che hanno messo la carta da parati, sono contentissimi. Queste sono le gioie, sono felice molto. Spiegare o dare un nome alla mia arte in una sola parola, io faccio un po' fatica, ma ci proviamo. Io lo vedo come un sogno, lo vedo come un, vediamolo così, un bambino che gattona, ok, e che trova il sonaglietto e se lo fa girare. Non ho detto una parola, non ho detto una frase, però ho dato una bella immagine, dai.